Allora, ragazze e ragazzi, sto ridendo perché ho nel capo questo mega procione e non per farvi capire che io stesso sono un procione, ma perché ho dei capelli assurdi, ma dovevo girare questo video assolutissimamente adesso e quindi mi sono detto mi metto un copricapo, un qualcosa, una bandana. Ho trovato questo coso, questo cappello e mi dovete sorbire così però oggi. Tra l'altro com'è bellino, amorevole, pim pim pim. Bisogna trovare un nome per Mister Procione, quindi aspetto le vostre idee, i vostri soggetti qua sotto tramite commento, mi raccomando. Ma veniamo a noi, video di oggi, story time. Sono tornato finalmente con un nuovissimo story time. Venerdì sera vi ho pubblicato su Instagram, sulla mia pagina Instagram issima91, e infatti io vi dico, ma perché non continuate a seguirmi lì? Andatemi a seguire in massa su Instagram, perché vi perdete i peggio sondaggi, le peggio Instagram stories e soprattutto le peggio foto dove io sono bellissimo e Photoshop shoppatissimo. Insomma, avevo fatto un sondaggio in cui vi avevo messo a disposizione due tipi di story time differenti, due argomenti differenti. Avete votato come dei forsennati e la percentuale è lì lì, è stata lì lì, quindi li farò tutti e due. Ma oggi vi faccio quello che ha vinto e quindi vi parlerò del periodo della mia vita in cui sono uscito contemporaneamente con cinque ragazzi differenti a stile uomini e donne. Allora, detta così, ci potrei passare malissimo e infatti poi vi dirò come è andata a finire. Però è una cosa molto carina. Allora, il periodo. Diciamo che mi ero lasciato dal mio secondo grande amore. Ne ho avuti praticamente io tre fidanzati, ragazzi, quindi non 8.000, ne ho avuti tre. Il primo vi ho raccontato nello story time precedente come è andato a finire e cosa è successo. Il secondo era terminato, poi magari vi racconterò anche quella storia, però più in là. E io ero un periodo in cui non ce la facevo più. Ero disperato nel senso che mi dicevo: ma com'è possibile? I peggio roiti, i peggio stronzi, le persone che non si meritano nulla, sono fidanzate da anni, sposate, hanno figli, hanno tutto quello che vogliono. E a me non mi riesce trovare un ragazzino a modo, non mi riesce trovare una storia d'amore come nelle favole. Non mi riesce trovare uno straccio d'uomo, è possibile? O quello che trovo poi magari ci lasciamo? Allora ho detto: sentite, mi sono detto, tra me e me ovviamente, non è che parlo da solo, cioè in realtà sì, parlo sempre da solo, però vabbè, questa è un'altra storia. Mi sono detto a un certo punto: ma senti, a Uomini e Donne in televisione lo fanno da anni che c'è una persona che esce, fa delle esterne contemporaneamente con più persone che gli possono interessare e poi alla fine quella che gli va più a genio sceglie e a mano elimina tutti fino a rimanerne con uno. Perché non possiamo farlo nella vita reale? Mi sono domandato e così ho fatto. Mi sono reso conto adesso, dopo 5 minuti di video, che non ho il piercing, ma l'ho nascosto. Quindi, ragazzi, non voglio commenti che fine ha fatto il piercing, l'ho dentro il naso. Insomma, e quindi ci ho ragionato per un paio di giorni, mamma, magari potrei farlo anch'io. Anzi, avevo addirittura detto, magari posso fare anche un esperimento sociale, mi registro, faccio tutto. Avevo appena all'epoca iniziato con YouTube, quindi ero ancora alle prime armi. Mi registro, faccio proprio le esterne registrate e faccio una specie di Uomini e Donne del web, no? Anche se poi è stata una cosa un po' impossibile da fare, però dopo lungo pensare mi sono deciso e ho scelto i miei cinque pretendenti. In realtà non è che l'abbia scelti io, cioè c'era uno che mi attraeva già da un po', ce l'avevo su Facebook e tutto quanto, un altro poi l'ho conosciuto in discoteca e poi ci sono le app, ragazzi, per conoscere le persone. Fatto sta che il primo problema insormontabile era, secondo il mio modesto parere, era questo. Non si devono conoscere fra di loro, perché se si dovessero conoscere tra di loro e sono amici, uno gli dice: io stasera esco con uno che si chiama Cristiano, quell'altro fa, ci sono uscito ieri, capito?
Lo sapevo! L'orologio che sempre alle 18.30 suona. E io sempre alle 18.30 che faccio i video. Anyway, rieccoci. Quindi, il primo problema era quello. In Toscana, poi non so se anche nel resto d'Italia funziona così, ma il mondo è piccolo, quindi tutti conoscono tutti, soprattutto fra noi gay ci si conosce tra tutti. A meno che non tu vada a prendere quello sposato, quello fidanzato, quindi non deve far sapere che esce con le persone. Fatto sta che ero un po', come si dice, alle prime armi, ragazzi. Ero un po' stupidino all'epoca. E mi sembrava che scegliendo persone di città, provenienti da città diverse, magari ero già stato nel salvo. Anche perché con queste esterne, le prime esterne, non ci facevo niente, perché non volevo passare da zoccolona. Ci uscivo conoscendoli. Andiamo a fare una bevuta, facciamo quattro chiacchiere in macchina, andiamo giro dove vi pare a voi. Però comunque il sesso era off limits, almeno fino alla quinta uscita. Mi ero detto di fare così. Le prime cinque uscivo con cinque persone diverse, e poi a mano a ogni esterna ne eliminavo qualcuno, fino a poi arrivare alla quinta uscita con uno, e poi lì davo il mio fiore e sarebbe stata la mia scelta. Ragazzi, sembra una cavolata, però sulla carta questo piano funzionava. E come se funzionava? Perché non fai niente, quindi non sei una zoccolona. Conosci le persone che comunque ti possono interessare, a mano elimini quelle che si rivelano delle persone un po' bruttine, e poi arrivi in fondo con l'amore della tua vita. E la prima uscita è stata bellissima, perché in una settimana sono uscito con tutte e cinque. Anzi, in realtà, vi dico la verità, erano quattro, poi il quinto si è aggiunto poi all'ultimo. Però, oh, vi devo dire che è stata una cosa bellissima. Beh, avevo già il mio preferito, e quelle, vabbè, è normale. Però comunque mi ero prefissato di continuare questa cosa. La prima uscita non ho baciato nessuno, ovviamente, ne avevo già eliminati due, perché erano quei due che praticamente volevano... Com'è bello far l'amore con i Sima 91, volevano quello, insomma. Però, e quindi, ciao. Due eliminati già dopo la prima uscita. E quindi vi parlo degli altri tre che erano rimasti. Il primo, che abitava a Lucca, ci eravamo visti e siamo andati a fare una bevuta, una birretta, perché all'epoca potevo bere ancora la birra. Una birretta, si è fatto tante chiacchiere. Il secondo, siamo andati a Pisa e si è preso una bevutina anche lì, insomma, quella settimana ero più ubriaco che nulla. E il terzo, ci siamo visti in un parcheggio e si è parlato. Baciati nessuno. Di questi tre, la settimana dopo, ci ho fatto ovviamente la seconda esterna. Durante la seconda esterna ne bacio uno, che era il mio preferito, il mio prediletto. Fatto sta che però dopo il bacio, questo qui mi rivela che in realtà era vergine. Allorché dal mio preferito è diventato il mio non più preferito. Ma non perché io abbia qualcosa contro i vergini, anzi, ben venga persone così, ma perché io mi stavo iniziando a rendere conto di quello che stavo facendo. Mi sentivo un po' in colpa, perché questo qui, dopo la seconda uscita, dopo il bacio, lo vedevo molto preso da me, ed era una cosa che di solito era quello che volevo praticamente, no? Però mi sono reso conto che non avevo lo stesso trasporto, soprattutto dopo due uscite, soprattutto perché mi ero già lasciato ben due volte e quindi mi era andata male due volte. E quindi mi sono un po' frenato. Quando poi ho saputo che anche era vergine, ho detto no, aspetta, io non posso essere il suo primo. Perché di solito quando, non so voi, però in generale, quando fai l'amore per la prima volta, poi inevitabilmente ti attacchi alla persona con cui lo fai. Di solito funziona così, a meno che non siete un po' delle zoccolette anche voi inside. E quindi, però non l'ho eliminato, perché comunque era bello, mi piaceva molto. Di questa seconda uscita ho eliminato una terza persona, e quindi ne sono rimasti due. È rimasto questo qua, di cui vi ho parlato molto, ed un altro
che era quello che avevo visto a Pisa la prima volta, quindi eliminato quello del parcheggio, perché la seconda uscita mi ha riportato all'altro parcheggio, aveva allungato le mani e ha detto: senti bello, forse un abito, io ho da fare un esperimento sociale, non si tromba, stop. E quindi eliminato anche quello, erano rimasti in due già dopo la seconda uscita, quindi io se mai dovessi andare a Uomini e Donne mi sa che il mio trono durerebbe una settimana. E quindi con questi due l'ho protratti per molto, per almeno un mesetto. Per un mesetto ho protratto l'uscita con tutti e due, fino a quando non sapevo fare una scelta. Non sapevo. Perché? Mi piaceva molto, mi attraeva tantissimo il ragazzo vergine, possiamo parlare. E allo stesso modo mi attraeva molto anche l'altro ragazzo, per fatti completamente diversi, perché questo era molto sicuro di sé, era comunque altolocato, non nel senso che era pieno di soldi, altolocato nella società, nel senso che sapeva come comportarsi, era un uomo di polso, insomma, sono cose che a me attraggono molto. Il contrario dell'altro, che allo stesso modo però mi attrae molto anche la personalità un po' più così, e non lo so perché, forse perché sono psicopatico. Quindi non sapevo darmi una scelta, non sapevo fare una scelta, quindi mi sono un po' aiutato tramite i miei amici: ma voi, ma cosa fareste di qui di là? Ovviamente i miei amici saranno zoccolona, però comunque devo dire che, a mia discolpa, posso dirvi che io con quello vergine non avevo fatto niente, neanche con l'altro, però venitemi incontro, non si era fatto zoom zoom, insomma, un mese, quindi chissà questi cosa facevano poi. Fatto sta che mi rovinano il gioco, perché fra di loro, questi cinque, non si conoscevano, però avevano tutti un amico in comune. Un amico in comune che qui nelle discoteche in Toscana è molto in, cioè è molto in vista, perché appunto ci lavora in queste discoteche. Io non c'ero amico, però lo conoscevo, no? Issima, no? Andiamo a fare una bevuta di qui di qua. Fatto sta che non so come lo viene a scoprire. E mi sputtana sto stronzo! Mi andava a sputtanare dicendo che io ero una zoccola, perché uscivo con mille persone contemporaneamente e che davo via il culo di qui a destra a manca. Io spero che nessuno della mia famiglia guardi mai questo video, perché se no ciao. Fatto sta che ovviamente la voce arriva a tutti. A quell'altri tre a me non me ne fregava più nulla, quindi ciaone. Ma questi due, che mi pigliano e mi fanno un culo grosso così, ci sono rimasto veramente male. Quindi si era autoeliminato quello di Pisa. Quello di Pisa mi dice: guarda, a me mi ha preso per il culo così, esci anche con un altro. Esci anche con un altro ora, ma sei uscito con mille. Ciao, mi hai preso per il culo, io le zoccole non le voglio. Fatto sta che io lì inizia un mio periodo di depressione, perché ho detto: no, ma io non sono zoccola, io volevo fare le esterne come Uomini e Donne. Com'è possibile? Perché in TV queste cose si possono fare, nella vita reale no, che subito si danno della zoccolona? Eppure non ho fatto nemmeno nulla. Fortuna vuole che l'altro, quello vergine, nonostante tutto, era rimasto al mio fianco. Però poi ho scoperto che per vendicarsi, a ballare la settimana dopo che si era parlato e si era chiarito, era andato con uno. E quindi non era più vergine. E quindi in quel momento io ho detto: no, l'hai fatto apposta solo per questo. Cioè, renditi conto di quello che hai fatto. Hai trombato con uno così tanto per, solo per vendicarti, per avere una vendetta. Ma come? Che persona sei? Ti sei rivelato il peggio flop. Fatto sta che gli ho rigirato la frittata, praticamente l'ho fatto rimanere in colpa, e non l'ho più visto. Quanto mi dispiace. Ora, ultimamente sono andato a rivedere il suo profilo Instagram, no, non Instagram, sì, anche Instagram, però anche il Facebook. Gli avevo richiesto l'amicizia, ma mi ha bloccato. Mi ha bloccato, e poi ho scoperto che si è fidanzato, ovviamente. Buon per lui, sono contento per lui che finalmente abbia trovato l'amore della sua vita. Fatto sta, tutto questo discorso di mille milioni di minuti di ore, ragazze, soprattutto ragazze, per dirvi: ma com'è possibile che
È sbagliato, eh? Ovviamente è sbagliato uscire con più persone contemporaneamente, però se io non faccio nulla e vi conosco e basta, siamo a prendere un da bere così. Poi ti elimino, cioè, vabbè, ma perché? Mi sono messo anche nei panni delle ragazze, perché se io fossi stato un maschio attivo, questo discorso lo capiranno in pochi, se io fossi stato un maschio attivo non sarebbe successo tutto questo casino, anzi da 5 i ragazzi sarebbero diventati 10, perché andavo a ruba. Invece siccome sono un ragazzo passivo, allora sono una zoccola. Praticamente, ragazzi, nel mondo gay, attivo significa maschio, passivo significa donna. E quindi io mi sono messo nei panni delle ragazze e ho detto: perché tante le ragazze non possono uscire con chi gli pare perché subito vengono additate come troia, anche se non fanno niente? Mentre un ragazzo può fare quello che gli pare e anzi al massimo è Don Giovanni, che maschione, bravo, buon per te che te le fai tutte. Non mi venite a dire la storia della chiave, tipo una chiave che apre tante porte è una chiave super, mentre una porta che si fa aprire da tante chiavi è una porta di merda. Non mi venite a dire questa roba perché non siamo più nel Medioevo. E insomma, io da questa esperienza ho capito, non ho capito niente, ho solo capito che non faccio più queste cose perché la reputazione prima di tutto, perché siamo in pochi in questo mondo e quindi così, vabbè, comunque le mie esperienze me le sono fatte, ragazzi, non vi preoccupate, mi sto vergognando alquanto di dirvi queste cose, però comunque open mind, aprite la mente, ragazzi, fate un po' così anche voi, non è vero, non lo fate, non so prendere una decisione, non so se ho fatto bene o se ho fatto male, perché si è rivelato un flop, ovviamente, però mi è anche servito perché è una cosa ganza, cioè invece di incentrare tutte le forze su uno che poi magari si rivela un peggio bastardo, ho sparso il seme, un po' sì e poi ho scelto il migliore, anche se poi ovviamente è andata male perché comunque ci sono gli spioni, gli sparloni, quelli che non vedono l'ora di parlare male di te. Insomma, fatto sta che io dopo questa esperienza non sono più uscito con tante persone contemporaneamente e anzi, non sono più uscito con quasi nessuno e quindi va bene così, che vi devo dire, prima o poi arriverà, se non arriva e se ne frega, sto insieme a Miprocione, a Bruno e a voi altri che mi state ad ascoltare. Voglio morire. Insomma, ragazzi, spero che questa storia vi sia piaciuta. Ovviamente fatemi sapere se anche voi avete avuto un'idea del genere, di fare le esterne contemporaneamente con molti ragazzi diversi per poi scegliere quello che vi piace di più. E fatemi sapere se al contrario mio a voi vi è andata bene e magari vi siete anche sposati oppure no. Mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram, non ve lo vengo più a dire. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!